chiederti: che cosa rende le persone di successo quello che sono? Potrò risponderti facilmente. Tutto quello che posso dire è che ci vuole concentrazione, disciplina e volontà per far sì che le cose accadano frequentemente. Una cosa che hanno in comune tutte le persone di successo, felici e che sono anche fiere di se stesse sono le loro buone abitudini, quei rituali quotidiani che promuovono la salute e la qualità della loro vita. La verità è che le vecchie abitudini sono difficili da modificare, ma ricordati sempre questa regola: primo, crea l'abitudine; secondo, migliorala. E allora non metterti come obiettivo di leggere un capitolo al giorno, inizia con due righe. Non cercare di meditare per 30 minuti, bastano 3 minuti al giorno. Non mangiarti un chilo di insalata, ma inizia con 100 grammi. Poiché, come diceva Aristotele, siamo ciò che facciamo ripetutamente, queste abitudini miglioreranno non solo la tua salute, ma anche la qualità della tua vita. Inizierai a goderti una vita più felice, meno stressata e con meno problemi di salute. Non è poi un così brutto risultato per questo piccolo compromesso, non credi? Alma Fisio, curare, non trattare. Numero 1. Crea un rituale mattutino. Svegliarsi presto non è l'unica cosa che conta per cambiare la tua vita in meglio. Si tratta anche di impostare delle abitudini costanti per avere una giornata più ordinata e serena. Avere una lista di cose da fare e da seguire tutte le mattine ti darà la motivazione e l'entusiasmo che ti accompagnerà per tutta la giornata. In questo modo eliminerai la procrastinazione, ovvero quell'abitudine tanto sgradevole di rimandare le cose. Oltre a questa lista di cose da fare, alcuni semplici esercizi o mangiare una colazione sana possono essere la spinta necessaria per affrontare la giornata. Se i grandi spazi non fanno per te, un po' di yoga o qualche minuto di meditazione potrebbero essere la giusta alternativa. Se magari sei quel tipo di persona che la mattina se la prende comoda, potresti optare per leggere le notizie o un libro che ti fa piacere. Stabilire un rituale positivo, qualsiasi esso sia, ti aiuterà ad essere più proattivo per il resto della giornata e ti faciliterà l'ottenere i risultati che cerchi. In fondo, siamo tutti creature abitudinarie. E allora perché non promuovere proprio quelle che ci fanno stare bene? Secondo consiglio, segui la regola dell'80-20. Questa regola, che magari non hai mai sentito, può sembrare semplice ma sicuramente efficace. Questo principio suggerisce che in ogni situazione è il 20% del lavoro che porta all'80% dei risultati. Ciò significa che tu puoi avere una lista di cose molto lunga da fare, ma è solo questo 20% principale su cui ti devi focalizzare per avere poi la maggior parte dei benefici e dei risultati. Lo sai benissimo anche tu, qualsiasi lavoro tu faccia. Nonostante le tecniche e le alternative presenti, sai benissimo che sono quelle 3, 4, 5 cose su cui ti devi concentrare per ottenere la maggior parte dei risultati. Sì, proprio quelle cose che vorresti trasmettere anche a tuo figlio se te lo chiedesse. Se comprendi qual è questo 20% di cose e ti concentri su quelle, avrai massimizzato i risultati e questo ti porterà ad avere molto più tempo libero per te stesso o per altre attività. Terzo consiglio. Impara a svolgere un solo compito alla volta. Questo del multitasking, ovvero la capacità di fare tante cose insieme, in realtà è un mito. Gli studi ci dimostrano come le persone che cercano di fare multitasking, tante cose insieme, in realtà si confondono, le fanno male e hanno risultati molto peggiori di chi invece si concentra su una cosa alla volta. Le statistiche ci dicono che sono solo il 2-3% della popolazione le persone in grado di svolgere un multitasking efficace. Per la maggior parte di noi, invece, questa abitudine aumenta la confusione e l'ansia. Infatti, uno dei risultati principali che otterrai concentrandoti su una cosa alla volta è che ti sentirai molto meno stressato e porterai a termine molti più risultati. Vedrai dei risultati sia a casa con le persone che ami e finalmente gli darai l'attenzione che si meritano, ma anche al lavoro, dove diventerai molto più produttivo. Quarta abitudine: apprezza di più quello che hai. Ti sei mai fermato a praticare la gratitudine ogni volta che ti svegli, ogni volta che vai a dormire? Sì, certo, potresti avere una macchina più grande, una casa più bella, un lavoro in cui guadagni di più.
Ma ti rendi conto che ci sono persone che sono in una situazione molto peggiore della tua? Quando inizi ad essere veramente grato per quello che hai, la paura scompare e inizia l'abbondanza. È una semplice, semplicissima abitudine. Puoi farla la sera, prima di andare a dormire. Mettiti una mano sul petto e pensa a tre cose positive che ti sono capitate durante la giornata. O magari la mattina prendi carta e penna e scrivi tre cose semplici, le prime che ti passano in mente, sul perché dovresti essere grato di questa vita. Quinta abitudine, fai periodicamente una disintossicazione dai social network. Oggi lo sappiamo tutti, i social network occupano un'enorme parte della nostra vita. Potresti magari essere attirato dal viaggio che ha appena fatto l'amico o dalla nuova casa che hanno comprato i tuoi parenti. Che siano notizie positive o negative, il risultato finale è che ti consumi all'interno di questi social network e perdi il contatto con la realtà. La ricerca ci dice che oggi una persona in media ha 5 account da controllare e spende tra le 2 e le 4 ore proprio di fronte ai social network. Ridurre questa esposizione non solo ti farà guadagnare un sacco di tempo libero, ma è anche collegata a una riduzione della depressione e dell'ansia. Lo dico in particolar modo anche alle persone con alti livelli di stress. Proprio quelli che dicono che non possono distrarsi o allontanarsi dai social network perché ci lavorano o ci vivono. Non hai bisogno di buttare il cellulare o isolarti completamente, ma se una volta alla settimana pratichi un'esenzione totale per un solo giorno consecutivo dai social network e dal cellulare, vedrai che la tua mente ritornerà ad essere rilassata e felice. O magari semplicemente impostare il cellulare perché si spenga dopo le 8 di sera. Quelle 2 o 3 ore di libertà ti aiuteranno a riconciliarti con te stesso ed avere un contatto migliore con le tue emozioni e coi tuoi pensieri. Sesto consiglio, allenati e fai movimento molto spesso. Ogni persona dovrebbe avere almeno 15-30 minuti al giorno da dedicare all'attività fisica. Ma questi non devono essere considerati come tempo extra o tempo tolto al lavoro o alla famiglia, ma anzi, sono tempo investito per migliorare la tua qualità della vita, la tua produttività e ridurre il rischio di malattie e quindi di giorni di assenza dal lavoro. L'esercizio non deve essere per forza faticoso, difficile o pesante. Puoi benissimo iniziare con una passeggiata all'aperto con un'amica o magari ballando in casa per conto tuo. Ti basterebbe, pensa, anche suonare uno strumento. Anche quello è un esercizio fisico e mentale che ha dei benefici enormi e un impatto tremendo nell'abbassare lo stress e migliorare la sicurezza in se stessi. Avrai una maggiore socialità, il tuo appetito si normalizzerà, la digestione sarà migliorata, il sonno sarà più profondo, la memoria maggiore e tanti, tanti altri benefici infiniti che non possono farti dimenticare quanto l'esercizio sia importante per te. Immaginati solo questo, se facessi 10 jumping jack tutte le mattine prima di andare in doccia. Come cambieresti se lo facessi per un anno di fila? Dove potresti arrivare? Un piccolo consiglio, una cosa semplice. L'esercizio all'aperto è ancora migliore di quello al chiuso. Aumenta la socialità, aumenta l'esposizione al sole e porta a una mente e a delle emozioni più equilibrate. Settimo consiglio, investi del tempo in te stesso. Siamo spesso assorbiti dal lavoro, dalla famiglia e dagli impegni che semplicemente ci dimentichiamo di fare una pausa. C'è sempre un pensiero nella testa che ci porta a non stare mai fermi, a mettere sempre davanti gli altri piuttosto che le nostre necessità. Ma prenderti del tempo per te può veramente fare miracoli, nell'aiutarti a rilassare, nel migliorare il tuo umore e aumentare anche la tua autostima. Questa cosa non deve essere né complicata né prenderti tanto tempo. Potrebbe semplicemente significare avere del tempo per ascoltare della buona musica che ti piace, seguire quel corso di cucina che tanto hai voluto fare o farti un bel bagno rilassante. L'unica cosa che conta è prendersi del tempo per sé e divertirsi. Otto consiglio, leggere tanti libri. Ogni anno la scienza dimostra sempre con più evidenza quanto imparare possa modificare il nostro cervello verso degli aspetti più positivi. Senza esercitarlo, il cervello diventa più lento, macchinoso e aumenta esponenzialmente il rischio di sviluppare delle problematiche degenerative. Leggere libri è un modo fantastico per acquisire conoscenze nuove e stimolare la creatività. Ma non è finito qui. Come la meditazione, leggere aumenta e migliora la karma, la concentrazione e l'autocontrollo. Non tutti i libri, però, hanno lo stesso effetto.
Alcuni, quelli di saggistica, sono più efficaci per darti dei consigli precisi e poter mettere in pratica subito delle regole che possono migliorare facilmente la tua quotidianità. Altri invece sono più di intrattenimento, per rilassarsi, per viaggiare con l'immaginazione e distrarsi dalle problematiche quotidiane. Non importa cosa preferisci o se riesci a leggere sia l'uno che l'altro, l'importante è che ti abitui, perché questo ti porterà a migliorare la capacità di memoria, a facilitare l'elaborazione di nuove informazioni e ti renderà più produttivo. Inoltre, l'idea di imparare qualcosa di nuovo ti dà uno scopo, un obiettivo e ti renderà più interessante. Prova, magari stasera, a mettere da parte un attimo il telecomando della televisione e a scegliere un libro. Solo qualche pagina, solo per curiosità. Leggi qualche riga, fino a quando ne avrai piacere. Vedrai che il resto lo farà la magia del libro stesso. Nono suggerimento: crea delle connessioni sociali con persone positive. Per quanto tu possa goderti del tempo in solitudine, sappi che creare dei legami sociali forti allunga la vita e crea una salute migliore. Come e più del sonno, dell'esercizio fisico o dell'alimentazione, avere dei sani legami sociali può veramente avere un impatto tremendo sulla tua salute, riducendo lo stress e quindi il rischio di tutte quelle problematiche degenerative proprio causate da ansia, stress e preoccupazioni. Le relazioni sociali sono quindi necessarie e importanti proprio come il cibo per la nostra salute o come i raggi del sole per la nostra pelle. Cerca però di approfittare di creare relazioni sociali con persone valide e che possano migliorare la tua qualità della vita. Si dice infatti che siamo la somma delle 5 persone che vediamo più frequentemente. Vale la pena quindi cercare di creare dei legami forti proprio con le persone che pensi possano migliorare la tua giornata. Ma non pensare solo a te stesso. Considera questa formula anche all'inverso. Le persone che ami, le persone a cui vuoi bene, dovrebbero avere tanto spazio nella tua giornata e dovresti dedicargli tanto tempo. Perché sono proprio queste persone a cui tu ti affidi o loro si affidano a te nei momenti difficili, nei momenti di stress. E sentirsi amati, sentirsi voluti bene è uno dei modi più potenti e più efficaci proprio per superare i momenti difficili. Il tempo dedicato ai tuoi cari deve essere apprezzato. Non aspettare ogni volta che arrivi una cosa difficile o un problema per dimostrare quanto gli vuoi bene. Prova a fare questa cosa. Prenditi l'abitudine di lasciare le persone che incontri in uno stato più gioioso e positivo di quanto le hai trovate. Decimo consiglio: pratica il minimalismo. Non preoccuparti, non ti spaventare. Non sto dicendo che devi buttare via tutto e andare a vivere in una roulotte o in mezzo al bosco. Non è che ci sia niente di sbagliato in questo, ma quello che ti voglio suggerire è che rendendo la tua stanza e il tuo ambiente più semplice, anche la tua mente ne avrà dei benefici. Anche la tua mente sarà più semplice, più risoluta e più calma. Sviluppiamo col tempo l'abitudine di acquisire, di raccogliere, stare in mostra, di spolverare e finiamo per ammucchiare pile e pile di cose superflue che non sappiamo più neanche che esistono. Ti renderai conto che questa roba non solo non ti rende felice, ma addirittura ti fa perdere tempo e aumenta la tua confusione mentale. Il minimalismo, infatti, è una questione di salute e di ricchezza. Man mano che ti sbarazzi delle cose che non usi e di cui non hai bisogno, ti ritroverai in un ordine maggiore. È l'arte di usare gli strumenti semplici, avere un guardaroba minimo e portarsi in giro il meno possibile e vivere con leggerezza. La vita è breve e sovraccaricarla con questo stimolo eccessivo di cose non può far altro che aumentare la confusione. Il minimalismo ti offre l'opportunità di spostare la tua attenzione, le tue energie dalle cose materiali alle cose invece che per te contano, come la famiglia o le relazioni con gli altri. Ma la cosa più immediata, efficace e che percepirai fin da subito è come ordinando la tua stanza, ordinando il tuo ambiente, anche la tua mente sarà più ordinata. Non avrai più tante distrazioni, non avrai più tanta confusione. Per finire, prima di andare via, l'ultimo consiglio extra. Una frase, una verità risaputa che purtroppo però spesso oggi è nascosta e soffocata dalla montagna di capitalismo e dalla vita moderna. La vita si basa sul dare, non sul ricevere. Questa è una frase che spesso mi ripeto e che ogni volta che mi torna in mente mi fa cambiare e mi dà una direzione adeguata nella giornata.
Non la voglio commentare, voglio che anche per te sia uno spunto di riflessione e che possa tu magari commentare qua sotto che cosa significa per te questa cosa e come veramente può cambiare la tua giornata quando inizi a vedere il mondo in questo modo. Io spero che questi consigli ti possano essere utili per iniziare un approccio diverso alla vita, nonostante tutte le difficoltà che stai vivendo. Mettiti in gioco, prova con un piccolo semplice cambiamento, magari solo una di queste abitudini. Io ho visto personalmente come sono cambiato giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo anno, iniziando piano piano a introdurre queste cose e dove sono arrivato proprio grazie a questi consigli. Prima di andare via ricordati un pollice in su e clicca sulla campanellina. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao e grazie!